Sì, Manuela mi chiedeva di lasciare Valeria, mi diceva di andare ovunque, purché fossimo solo noi due, andare via io e lei, anche senza sua figlia Giorgia, io e lei soli, me lo ripeteva sempre, prima e dopo l'omicidio, e anche poco tempo fa. È il 25 giugno 2024 quando Luis da Silva si trova nuovamente in procura, davanti agli inquirenti che desiderano interrogarlo ancora. Pierina Paganelli, la sua vicina di Pianerottolo, è morta da 8 mesi, accoltellata in uno stanzino del garage del loro palazzo di via del Ciclamino, a Rimini, il 3 ottobre 2023. A giugno, i sospetti degli inquirenti ricadono già su Luis, ma lui è ancora libero. Verrà arrestato 20 giorni dopo. Gli inquirenti richiamano Luis in procura per fare chiarezza su alcune dichiarazioni rilasciate subito dopo l'omicidio. Luis inizialmente si rifiuta di parlare, ma poi decide di farlo. Chiarisce e racconta nuovi dettagli sul suo tumultuoso rapporto con Manuela, nuora di Pierina, moglie del figlio Giuliano e anch'ella residente nello stesso palazzo. Un amore folle, dalle sfumature inquietanti. Luis prova a minimizzare, dicendo che Manuela per lui non è importante, che si tratta solo di sesso. «Ho pensato, sono uomo e ne approfitto», dice agli inquirenti, ma, forse senza volerlo, rivela la profondità del legame che li unisce. Un legame mai interrotto, nemmeno dopo la morte violenta di Pierina e nonostante il controllo sempre più soffocante di sua moglie Valeria. Un legame che, secondo gli inquirenti, lo avrebbe spinto ad uccidere Pierina, perché l'anziana era diventata un ostacolo insormontabile all'amore senza freni tra i due. Il vero movente dell'omicidio. Ecco le parole precise che Luis confessa quel giorno di giugno ai magistrati. Manuela mi diceva che sarebbe scappata con me, per andare ovunque. Mi ripeteva che non aveva mai avuto nulla di importante come me, sia prima che dopo l'omicidio. Anche quel giorno, il giorno della morte di Pierina, mi ha detto la stessa cosa. Non proprio quel giorno, ma qualche giorno dopo, quando ci siamo visti a casa. In quel momento in cui eravamo soli, mi ha detto che era disposta ancora a scappare con me. Valeria non ha sentito. E ancora. Mi ha chiesto anche recentemente, mi sembra a maggio. Mi diceva di trovare un giorno per poter scappare insieme. Mi diceva di organizzare e io le ho risposto che l'avrei fatto sapere. Ma poi non le ho più detto nulla. Perché non potevo farlo. Sono sposato con Valeria. Io non potevo andare via. Avete capito bene. Fin dall'inizio della loro relazione, Manuela e Luis parlavano di fuggire insieme. Manuela sarebbe stata disposta a partire, addirittura lasciando la sua amata figlia Giorgia. Poi Pierina muore e Manuela non rinuncia al suo sogno di fuga. Luis indugia, ma lei glielo ripete ancora a maggio, poco prima dell'interrogatorio. Ma proprio a maggio Luis si ritrae. Le dice di no, che non può. Improvvisamente si ricorda di essere sposato. E d'altra parte, ora che Pierina è morta, perché scappare? Non ce n'è più bisogno. Il marito di Manuela, Giuliano, si trasferirà a vivere nella casa della madre defunta. Manuela è libera e la vita di Luis può proseguire senza intoppi, con Valeria a casa e Manuela, la sua amata, a portata di Pianerottolo. La morte di Pierina ha risolto tutto. Ho cercato di far capire a Manuela che dovevo mantenere le promesse fatte a Valeria, dice adesso. Il legame tra Manuela e Luis era tanto forte da spingerli a immaginare una vita insieme, come testimoniano anche i messaggi cancellati e ritrovati nei loro telefonini. Manuela scriveva a Luis: «Ho pensato tante volte che sarebbe bello rimanere incinta o che qualcuno ci scoprisse. Vorrei avere una famiglia con te. Quando vedo dei bambini penso solo a te. Sono stanca di dormire sola. I baci da un terrazzo all'altro, il baciamano tutte le sere, bere il vino calice a calice, di fronte alle finestre». Luis rispondeva disegnando cuori sull'asfalto, sui muri, scrivendo ovunque «ti amo», persino su un'arancia. Manuela si era confidata anche con le amiche più intime. Una di queste, Barbara Paolucci, ascoltata dagli inquirenti, ha svelato un dettaglio importante.
La settimana prima dell'incidente di Giuliano, Luis e Manuela dovevano decidere se partire insieme, con Giorgia o meno. Il progetto di fuga, dunque, era nell'aria già prima che accadesse l'incidente di Giuliano, il marito di Manuela, il 7 maggio 2023. L'incidente, peraltro, presenta diverse anomalie. Quel giorno Giuliano esce di casa presto per andare al lavoro in bicicletta, ma poche ore dopo viene ritrovato a terra, con il cranio fracassato e il volto tumefatto. Il caschetto da bici è integro, appoggiato sul marciapiede. Non si tratta di un'aggressione, ma l'ipotesi di un pirata della strada è altrettanto improbabile, dato che Giuliano si trovava sulla ciclabile. L'uomo ha battuto violentemente la testa e il volto, finendo in coma a un passo dalla morte. Si riprende, ma perde la memoria e non ricorda più nulla. Manuela è la prima a nutrire dubbi sul fatto che l'incidente sia davvero tale. Anzi, comincia a sospettare persino di Luis e lo confida a un'altra amica, Romina Sebastiani, che riferisce agli inquirenti: «Mi sembra che Manuela mi avesse detto qualche volta di avere dei dubbi su Luis. Mi sembra proprio di sì. Anche se poi diceva che era impossibile, perché lui era buono. Manuela mi ha sempre raccontato che Luis era un ex militare e che con due dita poteva uccidere. E io, da quel momento, ho pensato che fosse stato lui a causare l'incidente a Giuliano. Però, col tempo, mi sono un po' ricreduta». Gli inquirenti stanno ancora valutando questa ipotesi. Romina conferma agli inquirenti anche i piani di fuga dei due amanti. Interrogata sulla questione, racconta: «Manuela voleva lasciare tutto e andare via con Luis. Lei avrebbe fatto qualsiasi cosa per farlo, sia prima che dopo l'incidente di Giuliano. Una volta mi ha detto che sarebbe andata anche in Senegal con lui. Anche dopo l'omicidio di Pierina, mi ha detto più o meno la stessa cosa, che comunque voleva stare con lui. Manuela mi diceva che era molto presa da Luis. Per comunicare si lasciavano dei biglietti, sia prima che dopo l'omicidio. Li lasciavano sulle scale. Sotto il piano terra, vicino al garage, c'è una finestra e lì si lasciavano i biglietti. Proprio in quel luogo, dove la suocera di Manuela, Pierina, è stata brutalmente uccisa con 29 coltellate. Una scelta inquietante, che dimostra quanto poco i due amanti tenessero alla povera Pierina.